per il secondo anno consecutivo ho scritto Sport sulla sabbia, il progetto del Comune di Rimini per diffondere tra i giovani riminesi tra i 12 e i 15 anni gli sport legati alla dimensione balneare della città. Il progetto si avvale della collaborazione di 14 società e associazioni sportive: Golden Club, CSI, WISP, George Line 567, Tennis Viserba, Viserba Volley, Rimini Pallavolo, Canoa Club Rimini, Cultura Brasiliana Capoeira Rimini, Centro Karate Palasport Rimini, Rimini Rugby, Circolo Velico Punto Vela Bellariva, Circolo Velico Riminese e infine Club Nautico Rimini. Gli enti sportivi offriranno 16 distinte discipline, per un totale di 1.074 posti disponibili, dei quali 4 per disabili. Le discipline acquatiche sono canoa kayak, nuoto, surf, vela, vela d'altura e aquathlon. Gli sport a connotazione balneare invece sono beach atletica, beach basket, beach tennis, beach volley, capoeira, difesa personale, foot volley, rugby e frisbee. I corsi saranno strutturati in moduli mensili di 8 lezioni e avranno un costo di 35 euro per le discipline acquatiche e di 25 euro per gli sport balneari, con l'aggiunta di un contributo assicurativo di 20 euro. Assessore, ho scritto Sport sulla sabbia, edizione 2012, che cosa comprende il progetto? Ma innanzitutto è un progetto rivolto quasi a 5.000 ragazzi riminesi, compresi tra i 12 e i 15 anni. È un progetto che, come dire, non vuol mandare in vacanza lo sport, nel senso che lo sport è un'attività che va fatta tutto l'anno, è un'attività principalmente ludica, ricreativa, divertente, e per cui crediamo che continuare a dare la possibilità ai ragazzi di continuare a fare sport anche nel periodo estivo, in particolare sulla sabbia o in acqua, in mare, sia la cosa per loro più bella. Sono diversi gli enti coinvolti, quanti sono, quali sono, cosa faranno questi ragazzi? Allora, le attività sportive sono molteplici, andiamo dal beach volley al beach tennis, al beach rugby, alla vela, all'aquathlon, ci sono tutta una serie di discipline sportive che possono essere fatte nel periodo estivo, ci sono circa 14 direi associazioni sportive coinvolte nell'organizzazione di questi corsi che sono fatti in moduli mensili da 8 lezioni praticamente. E hanno un prezzo di accesso assolutamente basso, andiamo a massimo da un 25 a 35 euro mensili per 8 lezioni, e direi che soprattutto la cosa interessante sarà vedere quanti ragazzi parteciperanno anche quest'anno. Quanti sono i ragazzi aventi diritto e da che età a che età partono? 5.032 ragazzi riminesi di età compresa tra i 12 e i 15 anni, i nati dal 1 gennaio 97 fino al 31 dicembre 2000. Per loro ci sono 1.074 posti, di cui 4 per disabili, e il periodo di prova a prezzi contenuti, preconcordati con le società sportive aderenti, sarà compreso tra l'11 giugno e l'8 settembre. Le società sportive potranno scegliere il periodo in cui collocare l'attività sportiva, che avrà una durata minima di almeno 8 lezioni, un modulo di almeno 8 lezioni al mese. Poi potranno fare due moduli, quindi 16 lezioni, un modulo e mezzo, 12 lezioni, come vorranno. Gli enti coinvolti sono 14, 16 le discipline sportive, giusto? Esatto, di cui 6 prettamente acquatiche come la vela, il surf, la canoa e altre 10 più, diciamo, di spiaggia, quindi beach volley, beach atletica, eccetera. Per quanto riguarda i costi dei corsi? I costi dei corsi sono molto contenuti, questo è lo spirito del progetto, grazie alla disponibilità delle società sportive, infatti saranno non più di 25 euro a modulo, quindi 8 lezioni costeranno non più di 25 euro per le discipline, dicevo, più legate alla spiaggia, mentre costeranno non più di 35 euro a modulo per la disciplina della vela, che è notoriamente un po' più costosa e richiede una barca per poche persone, mentre magari in spiaggia si può fare attività di pallavolo con un istruttore, con molte persone. Dove si possono iscrivere i ragazzi per partecipare a Ho scritto Sport sulla sabbia?
Allora, da oggi alle 13 tutti i ragazzi aventi diritto potranno andare sul nostro sito, il portale dell'assessorato allo sport, che ha come indirizzo sport.comune.rimini.it, andare nella sezione progetti, troveranno il progetto scritto sport sulla sabbia e in questa pagina web troveranno l'elenco delle opzioni. Una volta aperto l'elenco delle opzioni dovranno fare riferimento ai referenti di ogni singola società sportiva che offre un'opzione, quindi un modulo estivo. Nelle edizioni passate come è andata l'iniziativa? Ma è sempre andata bene, di solito un migliaio di iscritti ci sono sempre stati, e questi sono anche i numeri che poi sono i numeri di quelli che possono essere messi a disposizione dalle associazioni sportive che partecipano e aderiscono al progetto. E devo dire che sono numeri importanti. Da quest'anno poi abbiamo attivato anche una nuova modalità di contatto con i nostri utenti, con i ragazzi, perché siamo passati, diciamo, dalla comunicazione classica cartacea con l'invio mandato a casa postale, quindi anche costoso, anti-ecologico, alla collaborazione con le scuole, quindi ringraziamo anche i dirigenti scolastici di tutte le scuole che hanno, diciamo, veicolato l'informazione ai ragazzi. Abbiamo quindi avuto un nuovo approccio anche nell'ottica di risparmiare anche pochi euro, ma che vengono poi riutilizzati per il progetto. La domanda è d'obbligo dal momento che si parla di sport e di sabbia. C'è stata una querela riguardo le strutture sportive in spiaggia. Come sta andando avanti la situazione? Ma allora, bisogna precisare che gli sport veramente sulla sabbia non hanno grosse tipologie di problemi, perché, diciamo, le piccole attrezzature che vengono utilizzate per campi da beach volley, beach tennis, le fettucce che vengono utilizzate per delimitare i campi, questo non ha nulla a che fare con la sanatoria, quindi di fatto comunque per qualunque tipo di attività che viene realizzata, attività, parlo di infrastrutture, che viene realizzata sull'arenile, ci sono delle normative, ma ci sono sempre state, non sono di quest'anno. Noi semplicemente quest'anno come ente abbiamo cercato di regolarizzare e dare la possibilità anche ai bagnini che non l'avessero fatto prima di mettersi in regola. È chiaro che gli sport sulla sabbia non sono, come abbiamo visto in un bagnino, una pista di go-kart, quindi sull'arenile diciamo che possiamo sicuramente apprezzare soprattutto gli sport sulla sabbia, eventualmente il basket, ma chiaramente l'arenile non è un circuito o una pista d'atterraggio per degli aerei, ecco.